Non so se siamo pronti per collegarci con il porto di Sapri, dove ci attende uno storico pescatore, eccolo lì, di Sapri, Antonio Di Martino, che in rappresentanza di tutti i pescatori che usufruiscono del porto di Sapri, vuole segnalare un disagio che vivono loro come pescatori, ma anche, diciamo, vive l'immagine della cittadina saprese. Allora, facciamoci raccontare tutto da lui. Antonio, raccontaci che cosa sta accadendo in questi giorni sul porto Saprese. Buongiorno Andoretta, quindi il problema qua della plastica che noi raccogliamo a mare, noi pescatori, abbiamo fatto delle riunioni col sindaco, con la guardia costiera, purtroppo non sono state rispettate, la plastica come vedete è ancora là, io ce l'ho sulla barca, avevano promesso di raccoglierla, addirittura chi dice di portarsela a casa nostra, non lo so, questa è l'iniziativa che l'abbiamo fatta noi dal 2000. Non vogliamo né benefici niente da nessuno, noi è una cosa che ci sentiamo di farla. Il problema è, purtroppo, non so chi è, il problema è che non la vengono a raccogliere, come hanno previsto, di sbarcillare, e questo è il Antonio, problema. allora spieghiamo un attimo. Voi come pescatori ormai da anni, ora vi mostriamo anche le immagini dei cumuli di spazzatura che si è accumulata, si trova lì sulla banchina del porto di Sapri. Allora, voi come pescatori, ovviamente andate al mare, quando pescate nella rete trovate pesce, ma trovate anche rifiuti. Più delle volte plastica, e invece di ributtare questi rifiuti a mare, voi ve li mettete sulle vostre barche e li portate a terra, quindi sul porto, quindi fate anche un po' di lavoro utile, un bel po' di lavoro utile per i fondali marini, perché liberate i fondali marini dalla spazzatura. Però il problema è che una volta giunti sul posto, questi rifiuti restano lì. Avete tenuto, come ci spiegavi tu, degli incontri con il comune, con la Guardia Costiera per cercare di trovare una soluzione che possa consentire un rapido smaltimento della spazzatura che voi depositate, ma fino ad oggi non c'è stato nulla di concreto e quindi questa spazzatura continua ad accumularsi, per cui si sta formando una discarica lì. Eccola qui, noi vediamo le immagini questa mattina che si riferiscono a questa, proprio nel momento in cui noi stiamo parlando, e c'è praticamente questa discarica che non fa bene all'ambiente, ma soprattutto non fa bene anche in questo periodo in cui il porto è più frequentato, non fa bene all'immagine turistica, della città di Sapri. E questa è la vostra lamentela. Infatti, sì, hai ragione, perché noi, a parte infatti con i bagnanti abbiamo vergogna perché parecchi bagnanti passando si rimbronano, e poi non è una cosa igienica, ci sono brutti odori, ci sono molti insetti, ma la mia rabbia di più, sai qual è? È che io la mattina vengo al posto, io adesso a mare ci vado ben poco, a mio figlio, la barca l'ho data a lui, l'ho donata a lui. E la mattina vedo, come aveva promesso il sindaco di Sapri di venire a prendere tutta la mattina la plastica, vedo il camion che passa diritto con i dipendenti dei turbini e va dove sono i diportisti. Allora io mi spiego, dico, ma come là è Sapri, qua non è Sapri? Sapri è bella, come ti ho detto, e se ama rispettare dobbiamo rispettare l'isola, non è che il camion passa diritto e va là nei diportisti. Sì. Un'altra cosa voglio aggiungere, che qua adesso i pescatori stanno lamentando, vogliono bloccare il porto, cioè almeno vedesse qualcuno di distruggere le sue esposizioni, avevano promesso anche il cancello addirittura, all'inizio del molo pescatori, il cancello, c'è il sindaco che la guardia, e non c'è mai stato. I ragazzi vengono qua, mangiano pizza, bevono birre e la buttano là. Noi siamo oltre 10 pescherini. 10 pescherecci, noi facciamo a bordo carta, plastica, ogni pescherecci, logicamente non la buttano, la mette nei contenitori, nelle buste, e la buttiamo là, perché è come un condominio di 10 appartamenti. Sì. Però non siamo rispettati. Io voglio sollecitare questo fatto, che i miei colleghi, tutti i colleghi di Sapri, pescatori, parlano di bloccare il porto. E non sarà una cosa bella nel mese di agosto di bloccare il porto, perché perciò mi riferisco al sindaco, mi riferisco alla Guardia Costiera, di prendere provvedimento,
dando una mano da parte da 105. Allora, insomma, sostanzialmente voi sperate che nel frattempo il problema venga risolto per evitare un'azione di protesta, la quale voi non ci volete arrivare, però se sarete costretti occuperete il porto creando anche ulteriori problemi. Certo, Andreetta, perché il problema è grave qua. E A ormai quanti ognuno di noi pescatori, è più forte. quanti pescherecci attraccano? Siamo 10. Allora, siamo 10 pescherecci a strascico e sono 10 barche ghosti che vanno con le tre maglie. Però siamo una famiglia. Diciamo qua, tu sai, grazie, siciliani. E poi Sapri, devo permettere di dire che Sapri deve essere orgoglioso di noi. Noi siamo una flotta che ancora in famiglia sappiamo pescare e nella regione siamo anche, siamo buoni pescatori. E riguardo della plastica, ti volevo dire che noi, se non mi ricordo male, l'anno scorso siamo stati premiati. Io ho avuto anche dalla regione, abbiamo avuto un bono di 700 euro, abbiamo avuto una medaglia alla regione, io sono stato pure su prima pagina del Mattino. Questa iniziativa della plastica, perché noi la volevamo trasmettere tutto il silenzio, perché se ogni porto fa come facciamo noi, il mare si pulisce, dalla plastica si pulisce, perché oggi a mare c'è molta plastica. E lo dico io, che ho 50 anni di attività, e una buona volontà da parte del comune, da parte dei pescatori, possiamo pulire il mare oggi. Quindi insomma voglio dire, è un lavoro che fate voi, è da premiare perché cercate di contribuire al mantenimento del mare in buona salute, perché liberandolo dai rifiuti, insomma, si risanano i fondali e quindi anche la qualità dell'ambiente marino. Siete come degli spazzini del mare, lo fate volontariamente, non chiedete nulla in cambio, ma quantomeno voi chiedete che la spazzatura che portate poi a terra venga ritirata, perché altrimenti lì si forma una montagna di rifiuti e con l'estate e con il caldo si aggiungerà anche il cattivo odore. L'ultimo Sì, appello, infatti Antonio, questo chiudiamo con dimmi, dimmi. un ultimo appello e chiudiamo. Allora, l'ultimo appello che faccio, di prendere questa cosa al volo subito, perché sappi come ti torno a ripetere, è bella. Io sono nato a Sapri, amo questo paese e amo il porto. Non voglio fare polemiche perché non mi piace fare polemiche, però noi pure abbiamo diritti, noi pure Certo, abbiamo diritti. quindi E lo dico giustamente. al signor sindaco, dico le promesse che ha fatto, dove sono, signor sindaco? Io ci sono andato ben 3-4 volte alle riunioni, ha fatto diverse promesse, ma non ne ha mantenuto una, solo questo. E vi lascio la buona giornata a tutti. Voi praticamente chiedete che il camion della spazzatura quando passa sul porto si fermi anche lì. Eh certo, sì, questo chiediamo noi, sì, Come, venire a per chi... pulire perché. Da pescatore intanto, come sta andando il pescato quest'estate? Allora, il pescato non è che tanto, però noi per trovare alle spese abbiamo più ore di lavoro, cioè prima avevamo 8 ore, adesso facciamo 14-15 ore di lavoro per fare la giornata. Poi è il prezzo che non sta mantenendo bene del fisco. Come tu sai, arrivano molti pesci esteri a poco prezzo, roba varia. Perché avete aumentato, non ho capito perché avete aumentato le ore di lavoro? Perché non è il pesce come c'era prima. Il pesce si riduce sempre più poco, quindi adesso ci vuole più ore di lavoro, più impegno. Comunque ce la caviamo lo stesso. E noi con il nostro lavoro riusciamo a vivere, non riusciamo a rendere. È solo purtroppo che oggi come oggi queste cose che tu fanno sta malattia. Io te l'ho detto, te lo ripeto, io combatto questa battaglia dal 2000. Cerco di, prima di morire, di risolvere questa battaglia. Anche i miei zii, i miei parenti, mi danno soddisfazione che di vivere saluto. Speriamo con l'aiuto di 105 riesco a tenere qualcosa, e se no vuol dire che non fa niente.
Grazie, grazie. Continueremo a parlarne sperando di aiutarvi a risolvere questo problema che non è un vostro problema, ma è un problema della città di Sapri, non è un problema dei pescatori, ma è un problema dell'immagine turistica della città di Sapri. Grazie, grazie Antonio.